Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo episodio della serie Livorno State of Mind. Ragazzi, come da titolo e come vedete, questo episodio riguarderà esclusivamente una partita sola, che in questo caso è appunto la finale Champions League. Finale Champions League che giocheremo contro il Manchester United. E che dire prima di iniziare? Diciamo che, come del resto lo è stata tutta la stagione, e come dissi già nel precedente video, riferendomi al campionato, anche qua in Champions è stato un cammino fatto di alti e bassi. Perché? Perché per chi ha seguito la serie sa che a volte magari eravamo sul punto di andare fuori, invece poi abbiamo ribaltato la situazione, come del resto magari è successo diciamo al contrario, viceversa, ovvero che magari sembrava una partita abbordabile e invece poi è stata più difficile del previsto. Discorso alti e bassi, chiaramente mi riferisco soprattutto su tutte le andate, se non sbaglio, perché comunque tutte le andate nei tabelloni, diciamo, le abbiamo fatte non in maniera positiva, ecco, perché bene o male siamo sempre usciti male, anche se poi per nostra fortuna nella partita di ritorno poi ci siamo sempre fatti valere e addirittura abbiamo ribaltato le varie situazioni. Comunque, detto questo, basta chiacchiere, iniziamo a giocare. Questa volta, dato che questo video comunque riguarderà, come ho detto prima, solo questa partita qua, che è sicuramente la partita credo più importante che abbiamo fatto, perché comunque siamo in finale nella competizione europea più importante che esista, ovvero la Champions League. Il video, anzi la partita, non durerà come sempre 4 minuti, ma bensì ne durerà 10. Intanto io metto 21, ma io voglio buio, quindi metto 21:30, anzi sì, 21:30, sereno, va bene così. No, altrimenti col fatto che siamo a giugno mi fa giocare all'8, sì, ma è a giorno. Insomma, e niente. Appunto, come ho detto, la partita si durerà di più. Detto questo, fatemi un attimino vedere la condizione dei giocatori. Vedo che a parte Angelina e Cerny, che manca un pezzettino, per il resto la condizione è ottima. E niente, iniziamo. Dai bimbi, cerchiamo di concludere in bellezza questo grandissimo sogno e appunto di portarci a casa questa sorta di impresa. Dai. Ci siamo, dai ragazzi, Attenzione Cerny, subito, ci prova, il suo slalom, prova il tiro, attenzione lì, ballo! Di bala! Mamma mia che partenza, dopo un minuto, il classico, la classica azione alla Cerny, ovvero lo slalom tra i giocatori, prova il tiro, il portiere la ribatte, rimane lì, subito in agguato Dybala che la butta dentro e andiamo di 1-0. Però ragazzi è sempre sempre lunga. Attenzione, fuori. Attenzione Kelechi di testa, troppo morbido. Attenzione, attenzione. Mamma mia, mamma mia. Si leva! Si leva! Attenzione Angelino! Nel mezzo c'è Kelechone! Dio buono, ti sei fatto anticipare! Vai Memphis! Vai lì! Vai bomba con un cattivo Memphis, ragazzi! Mamma mia, mamma mia! Occhio però Hernandez, non ti fa anticipare da Rooney! Attenzione buona! Vai Memphis! Mamma mia signore! Volevo provare magari un tiro un po' più carino, pensavo la scoppiasse al volo. Invece sì, l'ha scoppiata, ma veramente in maniera brutta. Forse era meglio andare avanti.
vai che lescione. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, 2-0, Iheanacho, mamma mia che gol, mamma mia che gol, una bomba di sinistro, un cross era, era possibile prendere, si era, diciamo, più o meno imprendibile, e di fatto ha fatto un grandissimo tiro, e di fatto anche un grandissimo gol, 2-0, Kelechi Iheanacho, però, come dico sempre, è ancora lunga. Però nel frattempo godiamoci questo momento, se no poi davvero vi non ti sta mai bene. Attenzione, attenzione! Mamma mia! Mamma mia, Angelino, te lo fa andare così via. Marca l'ammodino. Ed è buona, ed è buona, vai Paolino! Vai! Paolo! Dybala! 3-0, mamma mia, mamma mia che partita sinora, quella nostra chiaramente, boiadi, bene, bene così. Occhio, mamma mia, prendi la Dragoschi, grande Dragoschi, bella parata. Finisce così il primo tempo, un primo tempo ragazzi in cui credo che ormai sia stata almeno per metà decisa la partita. Io non mi aspettavo mai di poter essere in vantaggio a fine primo tempo 3-0, soprattutto contro il Manchester. Meno male, ci è andata bene, però devo essere sincero. Uno, mi aspettavo sinceramente, dato che si gioca a 10 minuti, più occasioni, sia da parte nostra che da parte loro, perché ci sono state ma non tantissime. E poi ho avuto anche fortuna che quelle poche occasioni che ho creato sono state concretizzate, appunto, sono state finalizzate appunto con un gol. Quindi diciamo che è meritatissimo il nostro vantaggio, però 3-0 forse anche un po' troppo. Cioè, andiamo a farcelo tempo e guardiamo di restare in vantaggio, perché no, a provare almeno addirittura ad aumentarlo. Mamma mia, Depay! L'ho voluta provare così, dalla distanza, manca meno fa go. Eccolo lì! Nika! Shoot! 4-0! Su calcio d'angolo, di testa, che credo sia il suo forte. E andiamo lì. Attenzione, 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 attenzione! Mamma mia! Che culo, però povero Manchester, poi mi dispiace perché comunque più o meno ha avuto quasi le stesse nostre occasioni e al contrario nostro non ha fatto neanche un gol. Però meglio sì per noi, no? Attenzione Marchino! Mamma mia, Verratti che traversa! Questi tiri sempre per lo sta a distanza. Cambio, allora tolgo Cerny che come sempre, ma lo sapete, no? È quello che si stanca per primo. Sì, metto Pereira. Poi sto guardando se toglie Verratti. Non so. Ma levo Depay. Metto Barella. E poi lo sposto più su. E poi levo Dybala. E metto Djordjevic. Vai così. Attenzione, prendila, Dragoschino, prendila! Mamma mia, meno male, ancora una volta non è entrata dentro, non hanno fatto gol. E vai, Barellino! Dio buono, De. Oh, 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 oh! Meno male, vai. Piccionaia. E vai, Filippino! E vai, Filippino, a giro! Niente. Mamma mia, bravo Dragoschi. Mi ci viene da ridere, ragazzi, perché come ho detto prima, il Manchester non so se addirittura ha creato più di noi o perlomeno uguale a noi e non ancora fa un gol. Meglio sì per noi, però sinceramente un po' mi dispiace, anche se è solo un gioco. È buona, vai che lescione, vai a fare gol. Dio buono, te. E dai che manca poco, dai. E finisce così, e finisce così, e finisce così. Campione d'Europa, abbiamo vinto la Champions, 4-0.
Nonostante sia stato il risultato parecchio bugiardo, perché forse 4-0 è troppo ampio e troppo ingiusto per il Manchester, alla fine a noi ci va più che bene, l'importante era vincere e lo scopo l'abbiamo raggiunto. Abbiamo vinto la Champions, grandi ragazzi, e adesso godiamoci questo momento ed esultiamo. È stato un cammino sicuramente difficile, non semplice, come ho detto prima, fatto di alti e bassi, però alla fine ce l'abbiamo fatta e l'abbiamo meritata. Scusate questo impappinamento. Abbiamo dimostrato alla Champions, tutte le squadre, all'Europa stessa, quella di fare, che comunque siamo una squadra da temere. E andiamo ragazzi, e ancora una volta Castagno, improvvisato capitano, tirala su te questa coppa, vai, che è nostra! Oh, e andiamo te, e anche la Champions è nostra, un altro trofeo per una stagione incredibile. Che bello ragazzi, che bello. Godetelo, perché è tutta vostra. Oh bimbi, siamo onesti, come ho sempre detto, o perlomeno credo di aver sempre fatto capire. Nonostante siamo sicuramente una buona squadra, qualitativamente sono squadre più forti, e in qua soprattutto in Champions, che è la Coppa dei Campioni, l'ha fatto vedere. Però alla fine ragazzi, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa noi. Abbiamo giocato di grinta, di cuore, e anche se è solo un gioco, almeno io ho giocato di grinta, di cuore, ho cercato sino all'ultimo di poter portarmi a casa questo trofeo, questa coppa, e alla fine ce l'ho fatta. Ripeto, per quanto riguarda questa finale, sicuramente il risultato è un po' bugiardo, perché se guardate anche le occasioni, guardate, l'unica cosa che ci differenzia da loro forse è maggiormente tiri in porta, che magari noi siamo stati un po' meno più precisi, ma per il resto il Manchester non si meritava assolutamente di non fare neanche un gol, e sicuramente di prenderne addirittura qua. Però alla fine è andata bene a noi una volta. Sicuramente quella cosa che voglio dire, e poi finisco, è che anche se magari il risultato non è giusto che sia così ampio, sicuramente però è giusto che comunque la vittoria finale l'abbiamo conquistata noi, perché ce la siamo meritata alla grande. E adesso ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Questo qua era l'ultimo video della serie Livorno State of Mind. Per me è stata una serie sicuramente, credo, la più entusiasmante fra tutte quelle che ho fatto, indipendentemente dalla tipologia di gioco. Non mi sto riferendo magari a quella del precedente anno, sempre riguardanti FIFA, però il FIFA 15. Proprio è stata, mi riferisco a tutte, è stata quella più entusiasmante, perché comunque, come ho sempre detto, anche se è stato solamente un gioco, nel senso è solamente un gioco e la serie si basa su esso, dato che magari ero il Livorno, no? La squadra della mia città è la squadra del mio cuore, e comunque a me piace, no? Magari confrontarmi contro le altre squadre, contro il computer stesso e batterlo. Diciamo che nonostante tutto io a volte mi sono, tra virgolette, emozionato, magari non come la realtà, però qualcosa mi ha dato questo gioco qui. E ancora di più la cosa che mi è piaciuta è il fatto che nel mio piccolo ho avuto parecchi, tra virgolette, seguaci in questa serie qua, ovvero gente che magari ha commentato, ha condiviso il video, ha messo mi piace al video, insomma, e quindi mi ha dato ancora più spirito ed entusiasmo per questa serie qua. E quindi diciamo che le conclusioni questa volta le faccio ringraziando soprattutto voi che comunque siete stati in questa serie qua e mi avete spinto, come ho detto adesso, a portarla avanti e a cercare di finirla nel migliore dei modi. Diciamo che a proposito di finire la serie, mi è andata veramente veramente, scusate la volgarità, però la voglio di culo, di fortuna, perché io sinceramente mi ero programmato di finire la serie vincendo il campionato, perché mi rendevo conto che in 4 anni, anche se ho gestito male, l'ammetto, il discorso calciomercato, soprattutto l'ultimo,
mi rendevo conto che non potevo fare una squadra veramente, veramente competitiva per poter lottare per tutte e tre le competizioni nello stesso anno. E quindi diciamo che io avevo intenzione di finire la serie vincendo il campionato, indipendentemente dal fatto che ci mettevo appunto 4 anni come ci ho messo, 4 stagioni di gioco chiaramente, indipendentemente dal fatto che ce ne mettevo 10, io mi ero posto e mi ero fissato l'obiettivo di concludere il tutto appena vincevo il campionato. Per mia fortuna addirittura ho vinto tutti e tre i titoli, tutte e tre le coppe. Diciamo che soprattutto vabbè, la Coppa Italia nell'ultimo anno è stata vinta così alla buona, perché a parte la finale per il resto ho tutto simulato. E quindi comunque sono contento di aver concluso la serie così e spero che appunto anche voi l'abbiate trovata, no? Soprattutto questo finale emozionante e bello e inaspettato soprattutto. Quindi niente, come ho detto prima, concludo ringraziandovi ancora una volta e spero che la serie vi sia piaciuta. È durata tanto, perché è durata bene o male dall'uscita di FIFA, quindi quando era settembre-ottobre, no? Fine settembre, primi di ottobre, adesso che siamo a ormai fine marzo, primi di aprile. E niente, vi ringrazio ancora una volta, spero che vi sia piaciuta e chissà, se magari, non lo so, ci ritroveremo, non lo so. Vediamo un po'. Cosa riserverà, no, il futuro? Li troveremo nel senso a livello di serie su FIFA. Magari, non lo so, FIFA 17, chi lo sa. Vedremo. Non vi prometto niente. Vi dico solo che ho apprezzato tanto tanto quello che avete fatto per me in questa serie qua. Via ragazzi, detto questo, ormai non posso più dire ci vediamo al prossimo video. Vi dico chiaramente le solite tre cose, ovvero se volete mettete o fate insomma una di queste tre cose qua, ovvero come sempre, o tutte, addirittura tutte e tre, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E non posso neanche più dire iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su questi video qua. Diciamo che iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su eventuali e futuri video che caricherò. Ecco, beh ragazzi, detto questo vi saluto per l'ultima volta per quanto riguarda questa serie qua. E niente, chissà se ci rivedremo sempre su FIFA, via. Vabbè, intanto vi saluto. Bye. Ciao.